Ingredients. Pet. Sono tornato a sviscerarvi i personaggi del mondo di Dragon Ball, perché insomma dai, si sa che le vecchie abitudini sono difficili a morire. Infatti io a 30 anni e passa mi metto ancora le dita del naso e mollo qualche puzzetta quando qualcuno non ascolta. Insomma, questa volta le curiosità si tingono di campagna, si tingono di fattoria. Il personaggio che sto per sviscerare di cose che non sapevate, perché ribadisco, sono cose che non avete mai sentito da nessuna parte, sono curiosità su quella sottomarca di Beerus, un coniglio mal cagato che non si capisce se sia carnivoro, erbivoro o addirittura umanamente onnivoro. E quindi 18 cose che non sapevi su Dispo, che non sai, sapevi, che dopo saprai dopo questo video. Buona visione. Dispo è la versione lepre di Beerus, si definisce l'essere più veloce dell'universo e per questo motivo Barter gli ha fatto causa per plagio. Dispo è un animale antropomorfo senza pelo e possiede una dentatura simile a quella dei roditori e delle orecchie lunghe a punta come i roditori, cioè come i conigli, come i gaga. Inoltre, cosa molto strana, non possiede la coda. Il soprannome di Dispo è Guerriero Sonico, ma citato di nuovo per plagio dalla Sega per via del fatto che anche lui, come il porco spino blu, vuole essere il più veloce in circolazione, cosa che invece non è. Dopo lo vediamo se lo è o non lo è, lo decideremo davanti un'aula di tribunale, perché sapete che la burocrazia è lenta in Italia, in Giappone un po' più velocina, comunque servono i suoi tempi. Ecco, un consiglio alla coppia, diciamo di stare attenti agli incidenti domestici. Le donne, non ballate nella cucina mentre cucinate. Mia moglie ieri ballava, è caduta nella pentola del pomodoro, ha fatto una salsa. Poi oggi... Allora, lo dico qui e adesso senza subire insulti nei commenti, Dispo è l'essere più veloce del suo cazzo di universo, ovvero l'universo 11, perché del nostro universo il più veloce rimane, e si sa da sempre, Barter della squadra Genie. Dispo fa il suo debutto giocabile nei seguenti videogames: Dragon Ball Z Dokkan Battle e in Super Dragon Ball Heroes nella settima missione. La somiglianza di Dispo con Beerus è stata riconosciuta nella saga da Ciampa, ma non è stato confermato se sia o meno un membro della loro razza, anche perché apparterrebbero tutti e tre a quella cazzo di razza degli Sphinx, e quindi no, lui è un roditore, quindi no. Comunque Ciampa nella serie ha detto: ah, però quello somiglia a Beerus, cioè suo fratello. Oh, basta. All'inizio Toei Animation non sapeva quale personalità avrebbe attribuito a questo personaggio, cioè a Dispo. La sua personalità è stata quindi scelta in base alla performance del suo doppiatore. Curiosa come cosa, non trovate? Il nome di Dispo deriva dalla parola disposal, ovvero lo smaltimento dei rifiuti in inglese, continuando così la tendenza dei Pride Troopers che prendono tutti il nome di robe di cucina e di articoli, insomma, della di cucina. Per quanto riguarda il commento di Vados sulla velocità di Dispo, molti video con sottotitoli in inglese traducono che è riuscita a vedere i suoi movimenti con fatica. Infatti Vados si esprime con la parola giapponese Nantoka, che significa appunto a malapena. Tuttavia nel doppiaggio di Fan Animation English, Vados afferma di essere stata in grado di vedere i movimenti di Dispo in completa chiarezza. Vabbè che Vados se l'angelo più forte esistente dopo il Daishinkan. Comunque, Ciampa chiama Dispo dicendo zucchina, per dire che è un imbroglio, ma in realtà non è una parola corretta in giapponese, è invece una parola spezzata di zurina o zuruina. Questa parola è stata detta per la prima volta in Giappone da Yuji Oda in una serie TV drammatica giapponese chiamata Tokyo Love Story del 1991. Toyotaro per Dispo si è ispirato a Roadrunner, chiamato anche Beep Beep dal 101% degli italiani. Sì, che sarebbe il Beep Beep, l'uccello che corre insieme a Willy e Coyote dei Looney Tunes. Questa somiglianza è data dal fatto che da piccolo guardava sempre i cartoni ed era appassionato della casa Warner Bros. I suoi personaggi preferiti sono Daffy Duck e Taddeo il cacciatore. Dispo invece si ispira ovviamente a Bugs Bunny. Dispo è il secondo in comando dell'eroica squadra a difesa dell'universo 11, chiamati Pride Troopers. E già che una banda si chiama Pride, lasciamo perdere le battute porce e sessiste gayistiche. Insomma, Dispo vuole bene a tutti, ma il suo miglior amico fin dall'infanzia con cui sono cresciuti insieme è Toppo. In Giappone, là da loro, Dispo è doppiato da Bin Shimada, che ha anche doppiato Broly. Dispo è perfino più veloce
di Hit, che viene bloccato prima ancora di attuare il suo salto temporale. Dispo è molto orgoglioso della sua capacità di entrare nella modalità Super Maximum Light Speed, uno stato in cui si muove così velocemente che anche gli dei non riescono a seguirlo. In questo stato Dispo può muoversi così velocemente che non ha più bisogno di viaggiare in linea retta per caricare, ma bensì può farlo in tutti gli angoli senza perdere lo slancio del cambiare rotta. Sti cazzi! Il cibo preferito di Dispo in quanto coniglio sono palline di trifoglio servite in salsa wasabi. Il fan club ufficiale di Dragon Ball e i suoi super nerdoni atomici hanno determinato tramite tabelle e algoritmi di valutazione che Dispo insieme ad It è stato uno dei migliori guerrieri del torneo del potere. Sti cazzi, parte seconda. L'ipotesi che Dispo sia stato copiato da Sonic lo conferma il fatto che il suo amicone Toppo sembra Eggman, il cattivo di Sonic. Curiosità bonus, perché avevo detto 18 invece siamo a 19. La divisa di Dispo e quella dei suoi compagni Pride Trooper si rifà alla tradizione svizzera in cui Babbo Natale ha un aiutante di nome Schmutzli. Questo personaggio ha la fama di colpire i bambini con una scopa. Inquietante come cosa, non trovate? No!